Restate in festa, da bere solo con gli amici. Potenti figure femminili su grandi tele dai colori vivaci e movimenti fluidi ricoprono le pareti di 5 sale del Castello Carlo V a Lecce fino al 10 settembre prossimo. Quando l'artista Daphne Casalei è venuta a vivere nel Salento, ha portato con sé uno scrigno pieno di storie provenienti da tutto il mondo. Lo scrigno contiene le storie della sua stessa migrazione dalla nativa India verso la Gran Bretagna e poi verso l'Australia, ma anche le storie che altre donne provenienti da tutti gli angoli della terra hanno voluto donarle. Stories apply to migrant women from different countries, but I first met many immigrant women in Australia. That's where I learned to understand their stories and then I wanted to express them in some way. And rather than writing about them or in theatre, as I had been involved before, I painted what they felt and what they told me, the feelings, the emotions. Questo lavoro è cominciato in Australia e sì, le racconti sono le racconti di donne immigranti che sono andate in Australia. Daphne ha incontrato molto, molto gentili che hanno raccontato le loro storie, spesso storie fantastiche. E Daphne ha voluto esprimere questi, ma non in teatro, come di prima ha fatto teatro sempre, ma in arti, visuali, in modo visuale. Daphne Casalei ha lavorato per molti anni con le donne migranti e aborigene in Australia. Nel paese dei canguri ha tenuto numerose mostre personali di pittura e stampa, ma desiderosa di tornare in Europa ha poi scelto di vivere qui, nel Salento, nel piccolo centro di Castrignano dei Greci. Nel Salento, ci racconta Daphne, la serenità e l'ambiente ricco di cultura le offre la pace mentale per riflettere su tutto quello che ha imparato negli altri luoghi dove ha vissuto. Inoltre l'Italia, la Puglia e il Salento, come altri paesi europei, sta ora affrontando un discorso sulla migrazione che durerà a lungo. A lot of it was about isolation, a lot of sadness involved, of a lot of change in their lives and how to deal with that, because it was something very different coming to a new country. So it was expressing change really in how they felt about being in a different country. Sometimes it was sad, sometimes there was a lot more joy to it as well. It wasn't just sad, but they wanted to succeed. Soprattutto le racconti sono i racconti di cambiamenti. Quando si viene da un altro paese è difficile sempre. E c'è la difficoltà, l'isolamento, si perde l'identità quando si viene, ma non è soltanto le storie triste, e se sempre c'è le storie di speranza, le storie di fiducia nel futuro, dunque sono anche le storie ottimistiche. Is just very important. People can, looking at something often brings up your own emotion. When you look at something, like at an artwork, you can translate it for yourself or how you feel about it. And I think the position of women nowadays as well, and the whole thing about migrant people and people all over the world, that it is a very strong story, and that people, I'd love people to have more compassion, I suppose. Questo modo di esprimere le storie è importante, perché quando si vede le cose,
si sente la stessa cosa, si sente in se stessa le emozioni. E per Daphne si sente che quando la gente vedono questi quadri hanno compassione per queste gente che viene, e soprattutto adesso in Italia c'è le storie, c'è molto immigranti qui, è importante che ognuno comprenda le cose che hanno avuto.